Francesco Terzano, un altro ragazzo di quelli usciti dal vivaio, dal florido vivaio del Real Guglionesi, ha fatto un finale stagione in crescendo, in maniera incredibile, è ripartito titolare in sostagione, hai finito al migliore dei modi, veramente un'ottima stagione, l'hai chiuso col botto della grande prestazione contro l'Aurora Alto Casertano. Sì, è così, peccato per l'infortunio avuto a inizio di quest'anno perché mi ha condizionato molto le mie prestazioni e niente, sono riuscito comunque a riprendere il passo grazie a questa squadra. Senti, la società ma soprattutto gli allenatori che erano in panchina ti hanno dato sempre credito, ti hanno dato sempre fiducia e tu l'hai sempre ripagato soprattutto perché ti sei applicato tantissimo ogni volta che sei stato chiamato in causa. Certo, io ringrazio inizialmente il mister in primis perché ha creduto sempre in me e poi tutti quei ragazzi, i ragazzi della mia squadra, tutti i miei compagni di squadra che mi sono sempre stati vicini e mi hanno aiutato nelle mie difficoltà. Senti, sei cresciuto molto sulla fascia, prima eri anche abbastanza timoroso, invece contro la loro Alto Casertano hai fatto vedere anche che riesci a raggiungere il fondo e mettere in mezzo ottimi palloni. Sì, è così, grazie per questo complimento. Senti, Guglionesi, una cittadina florida a livello di ragazzi, c'è un vivaio veramente incredibile, stupendo, dove sei cresciuto te, stanno crescendo tanti ragazzi. Sì, questa è una bella piazza, i tifosi sono splendidi e poi sì, è una buonissima piazza per crescere.